Ciao amiche, ciao amici, bentornati sul canale. Oggi video super veloce su ultime scoperte di Ups, scoperte molto interessanti e vi darò anche qualche idea regalo per qualche regalino last minute. Allora, cominciamo con le scoperte di Ups e proprio l'altro giorno presso il Conad ho trovato questa bellissima confezione di Doral Collection, un brand di cui vi ho già parlato in dei video precedenti, un brand che realizza profumi di ispirazione e sono stata attratta da questo pack, questa idea regalo molto carina, dove c'è il profumino da 30 ml e la Hand and Body Lotion, cioè una crema per il corpo o per le mani. All'inizio è un po' incerta, devo essere sincera, non volevo prenderlo, comunque il prezzo è bassissimo, quindi mi sono detta non andrò certo sul lastrico se acquisterò questo cofanetto, era in offerta e il prezzo era di circa 3 euro, una cosa del genere, quindi ragazze super super offerta. Tra l'altro la confezione è molto carina, guardate anche il retro, insomma per un regalino così last minute secondo me è molto interessante. E poi devo dire la verità, questo è un brand di cui vi ho già parlato, che produce dei profumi con dei bellissimi pack, con delle famiglie olfattive molto vicine ai profumi originali famosi, ma il neo è rappresentato dalla durata. Però devo dire la verità, questo profumino mi ha stupito perché la durata è stata buona, perlomeno sulla mia pelle. E comunque ho dovuto risolvere un mistero anche in questo caso, perché ragazzi, sono andata sul web, non ho trovato nulla, non ho capito a quale profumo si potesse ispirare, ma quando l'ho erogato e sono stata lì a pensare un po' delle ore, devo essere sincera, guardate il pack, è carinissimo. Guardate, questo si chiama Dance Dose, ragazze, non lo so pronunciare, perdonatemi. E quando l'ho erogato, ragazze, all'inizio ho avuto una sensazione, però poi ragazze, non ho avuto più dubbi, perché io ce l'ho un altro dupe di questo profumo ed è il dupe di J'adore di Dior. E poi andando sul web ho avuto modo di guardare con molta attenzione la boccetta della full size e devo dire ragazze che sono sicura, questo è un profumino che si avvicina tantissimo alla famiglia olfattiva di J'adore di Dior. E devo dire ragazze, secondo me è un ottimo profumo di ispirazione. Vi devo dire che la durata mi ha stupita, probabilmente Doral Collection sta migliorando in tal senso, perché sulla mia pelle è durato diverse ore. E non mi aspettavo che Conad potesse vendere anche i profumi di ispirazione, cioè ragazzi, sono proprio bombardata io dai profumi di ispirazione, anche non volendoli acquistare, li devo acquistare per forza. Ok, andiamo avanti. Vedrete in sovraimpressione altre piccole scoperte che ho realizzato, in questo caso presso Acquasapone. Allora, ragazze, della linea di cui vi ho già parlato in lungo e in largo, della linea Acqua D, ultimamente sono presenti due nuovi profumi ed alcune di voi mi hanno chiesto informazioni in relazione a questi profumi. E vi posso dire che l'Acqua D Dream, secondo me, è un dupe molto buono, un dupe molto vicino alla famiglia olfattiva di Narciso Rodriguez For Her, ennesimo dupe di questo profumo ormai diventato iconico. E poi abbiamo Acqua di Delicate o Delicate, ragazzi, adesso non lo so se sia francese, comunque scritto, lo vedete in sovraimpressione. E questo qui, ragazzi, mi ha ricordato tantissimo il Chloé nella versione quella Eau de Parfum, anche se mi sembra una versione molto più delicata. E poi ho scoperto un altro dupe molto interessante, ragazze. Questo è un profumo di Lancetti, si chiama Oro qualcosa. Adesso, ragazze, lo vedrete in sovraimpressione. E in questa bellissima boccetta con questo liquido così carico, così proprio dorato, e mi ha fatto pensare tantissimo. Però ditemi voi, potrei aver preso un abbaglio. E mi ha fatto pensare tanto ad Olimpea di Paco Rabanne, una versione secondo me molto, molto carina, una versione che si avvicina tanto. E tra l'altro i profumi di Lancetti sono ottimi profumi, il prezzo è assolutamente competitivo. E quindi ragazze, se vi trovate da Acquasapone, ditemi, fatemi sapere se la pensate come me. Poi per quanto riguarda altre idee regalo last minute, ho visto
visto sempre presso Acquesapone delle confezioni stupende di questo marchio che si chiama Nani o Nani. Adesso non, ragazze, questo è un sono delle acque profumate realizzate comunque qui in Italia, se non sbaglio in Campania, e queste acque profumate sono molto molto gioiose, molto simpatiche. Alcune credo che siano anche dei dupes, e li ho trovate da Maurice, ma in questo caso presso Acquesapone c'è la confezione regalo carinissima a 5,90 euro, che contiene l'acqua profumata, un bagno doccia e verosimilmente una crema profumata per il corpo. Ragazze, non sono riuscita, dato che ho fatto la foto, poi non ho guardato bene. Comunque è una confezione, un trittico molto carino e molto simpatico. E poi, ragazze, vi mostro un acquisto che ho fatto proprio l'altro giorno presso Acquesapone. E qui si tratta di un bellissimo cofanetto di un profumo di cui vi ho già parlato. Guardate che bella la confezione regalo, di un profumo che vi ho già parlato. È un profumo che si avvicina tantissimo alla famiglia olfattiva di Alien di Mugler. È un profumino bellissimo. Adesso, ragazze, ve lo faccio vedere. Mi sono fatta fare la confezione. Vabbè, ragazze, ogni tanto bisogna pure coccolarsi in questo modo. Guardate che bello questo pack, guardate, stupendo. Questo è Morisel Purel. Cioè, ditemi voi se non è meraviglioso, a 13 euro e qualcosa, 13,90 euro. Guardate qui il retro, e praticamente in questa bellissima scatola troviamo un profumino da 100 ml eau de toilette, che però vi dico, ragazze, che l'eau de toilette di questo profumo dura tanto, perché questi sono ottimi profumi, vanno considerati questi profumi. Ragazze, io sento già l'odore di Alien, ho detto tutto. E poi troviamo un body lotion da 50 ml e un shower gel da 50 ml. Quindi, ragazze, intanto guardate come si presenta, molto carina la confezione. Intanto, ragazze, voglio sentire il profumino, tanto è per me, lo voglio tenere io perché, ragazze, mi sono innamorata di Alien nell'ultimo periodo e quindi l'ho quasi finito, cioè no, finito no, però diciamo che l'ho consumato abbastanza. Cioè, guardate pure il pack, molto elegante, molto curato nei particolari, mi piace tantissimo. Cioè, ragazze, guardate che meraviglia, molto femminile, è una boccetta stupenda, c'è anche un medaglione qui. Cioè, ma che dire, ragazze, guardate il tappo tutto multisfaccettato, cioè fantastico. E ragazze, vi posso dire che questo profumo, sì, si avvicina tantissimo ad Alien, soprattutto all'eau de toilette di Alien, quello che vi ho mostrato qualche tempo fa. Ha qualcosina di diverso, ragazze, però l'allure è quello, mi piace. E che dire, ragazze, io termino qui, spero che vi sia piaciuto questo video super veloce con qualche nuova dritta e con qualche piccola idea regalo last minute, e come sempre vi auguro una splendida e radiosa giornata. Un bacione!